Il ciclone aveva depositato la casa con molta delicatezza, proprio nel bel mezzo di una pianura meravigliosa. C'erano piazze di verde e alberi carichi di frutta succulenta. Era il magico mondo di Oz. Subito gli si presentarono gli smeraldini, ai quali chiese aiuto per tornare a casa nel Kansas. I simpatici miniverdi le dissero che l'unico che avrebbe potuto aiutarla era il favoloso magico mago di Oz, che viveva nella città di Morano. Dorothy e Toto, dunque, si incamminarono lungo la strada di mattoni gialli per raggiungere Oz, ma fatti alcuni passi un leone gli sbarrò la strada. Dorothy urlò così forte che il leone cominciò a tremare come una foglia e a battere i denti dalla paura. Ma che leone è? Pensò Dorothy. È un fifone. Il leone raccontò della terribile sventura di essere nato senza coraggio. Dorothy allora lo invitò a seguirla per chiedere ad Oz il dono del coraggio.